Vai pure. Vai, ok, puoi andare, vai. Cari amici, prima di incominciare a parlare oggi della situazione italiana, che è una situazione di totale abbandono, come se fosse... La società è grave, come diceva Flaiano. Sì. La situazione è grave, non seria. Ma non seria, qui di serio non c'è niente. La popolazione italiana è stata lasciata completamente a disposizione dei gangster e noi abbiamo fatto vedere questo importantissimo libro. Si tratta di una rivista che non era a fumetti ma è tutta scritta. Feuilleton. Ma non è tipo feuilleton, perché all'epoca c'erano anche queste riviste per giovani, per ragazzi. Certo. Che erano praticamente tutti scritti. Comunque erano giornali d'appendice, erano... No, non è appendice. No, perché per esempio Salgari fu pubblicato tutto, sì, in appendice, sì, al giornale del Veneto. Mi pare, sì, no, a più riviste. Sì, dallo Torino, stesso editore. Fra il Piemonte e il Veneto. Sì, non mi ricordo era più. Viglongo, era l'editore, non era il Veneto, era la Liguria. Ah, vabbè, insomma... Allora, ritorniamo di nuovo a noi. Questi sono i vari numeri della rivista Lo Stress Desperados. Ma vedi caso, io l'ho tirato fuori, dunque, e questo è del 1950, 1950, 72 anni fa. Ma lo stress desperato... Lo si capisce dall'impaginazione della copertina. Sì, ma lo stress desperato ci sono sempre, stati. Basta ricordare il signor Sergio Mattarella, Mario Draghi e Speranza. Allora, io... C'era una bella trasmissione di Arbore... di quelle che cazzeggiavano durante la notte, e sì, c'era uno che cantava Esperanza de Escobar. Non so se te lo ricordo. Come no, grande, grandissimo quel personaggio, è del 38, no, Esperanza de Escobar è del 78, no. 80, 82, quegli anni il là. Personaggio Arbore del 38. Ah, sì. A due anni meno di me. Sì. È ancora in gambissima. Ah, insomma. Ah, vabbè. Intellettualmente forse sì, ma per il resto insomma è in decadenza anche lui, però. L'età. Quest'anno, purtroppo. E poi è stato un uomo usurato, direi. Allora, non sta risparmiando. Esatto. Allora torniamo ai Tres Desperados. Il nome dei Tres Desperados di oggi sono Tres, El Pampero, El Banchiero e il Bailarino. Sono loro che gestiscono. Emanuele Quintultimo? Sì. El Pampero viene dalla Pampa argentina. Sì. Pampero è un personaggio come cowboy. Cowboy, è il Pampero, certo, argentino. Esattamente. El Pampero e il Banchiero. Sappiamo chi è, chiamiamolo Drake. Il pirata Drake. Esatto. Il corsaro, ma anzi. Quello era uno coi coglioni. Altro che questo delinquente. Questo assassino è delinquente. E l'altro ovviamente è il bailarino. Che fa pubblicità ad altri assassini facendoli passare per gentiluomini, sì, per santoni in terra. Sì, esattamente. Guarda quanto è bella quest'altra copertina. E l'altro, ho detto, è il bailarino. Chiaro, il ballerino che pretende per conto e dei nonni di ballare, non si sa che cosa, sambo che sia, o per meglio dire, farle ballare agli italici, perché sono i più coglioni presenti nell'ambito europeo. E ricordiamoci bene che l'operazione, poi dopo diamo vita a quest'altra cosa, vuol dire chi sono i delinquenti, dove sono, in che cosa consiste. Che noi staniamo regolarmente, sì, sempre coperti da ogni diciamo, alea di
di omertà e di... Non solo di omertà, di ma non lo sapevo, non sono presente. Telefoni fra mezz'ora e poi non si fanno trovare. Hanno distrutto praticamente tutto il tessuto istituzionale e poi anche giuridico e legale del corpus delle leggi che dovrebbero ordinare e coordinare la vita sociale. Esatto, che questi siano prevalentemente al servizio di Sua Santità, ovvero sia da El Pampero, è ovvio, perché basta andare a vedere la provenienza di questi personaggi che gremiscono gli enti pubblici, soprattutto sanitari, per capire che dietro c'è sempre la mano di El Pampero. Ma c'è un'altra cosa importante che va detta, perché gli italiani la devono capire. È stato creato uno scenario terroristico che doveva essere propedeutico per l'assalto contro la Russia. Lo scenario terroristico è stata l'invenzione, ricordatevelo amici, è stata l'invenzione del contagio, che è tutto falso, come noi abbiamo ampiamente documentato, e come è correlato costantemente fin dai primi giorni. Dobbiamo arrogarci il titolo di querelatori ufficiali primordiali, perché siamo stati noi e non i cosiddetti avvocati d'assalto che poi che sono sempre venuti dopo. Va bene così per noi, va benissimo, ma non si arrogassero il titolo che non meritano. Ognuno sgomita come può, certo, nella vita, però obiettivamente è meglio se chi sgomita è un nostro amico piuttosto che un nemico. Uno che fa finta di essere nostro amico. Comunque si sgomita a nostro vantaggio generale per denunciare questa manica di delinquenti. Io c'ho un libro che è questo. Che è stato stampato nel 2004. Vorrei leggervi qualcosa qui dietro. Questo libro sconvolgente nel 2004 preannuncia l'invenzione del contagio, è qui. Nel 2004. Ma erano anni che tentavano di creare la psicosi del contagio con la lingua rossa, la gola infiammata, l'anatra, l'arancia. La scorreggia frequente. Soprattutto il piccione cannibale. Sì. La scorreggia frequente, soprattutto durante la recita della messa. Questo libro sconvolgente ci mostra le tecniche più nascoste utilizzate dai PR, product manager, delle multinazionali, per cui esperti e ricercatori di ogni livello e categoria vengono comprati nei modi più diversi. È una frase di Jeremy Rifkin, non è nostra. Ogni giorno ci affidiamo agli esperti per decidere chi votare, come allevare i nostri figli. No, siamo arrivati al punto, ti interrompo, poi segui. Sì. Che c'è un tizio, è una coppia, oramai moglie e marito, che addirittura si è sentito in dovere di andare a raccontare al pubblico che c'ha una malattia rara, ma so cazzi tuoi, una volta c'era la riservatezza, cioè tu non puoi andare, c'è ancora il codice della riservatezza, certo, tu non puoi andare a dire in giro i tuoi dati sensibili, certo. Primo per legge, secondo per onore, per una questione di rispettabilità, di rispetto. Una volta era tutto nascosto, ti immagini, ti ricordi quando trovavano, ero ancora adulto, e c'era sempre la notizia che trovavano qualche bambino malnato nascosto nei cassonetti? No, nei cassonetti no, ma lì vicino, negli scantinati, al freddo, eccetera, al buio, a ciò che gli amici che venivano a casa non lo sapessero. Di lì siamo arrivati invece all'operazione contraria, creazione del terrore attraverso esibizione di cose che potrebbero essere... Sì, no, adesso si è arrogato anche lui il titolo di paladino di quelli che hanno le malattie rare. E certo, quelli veri,
quelli che si interessano realmente di malattie rare vengono sempre messi in disparte. Certo. Ogni giorno ci affidiamo agli esperti per decidere chi votare, come levare i nostri figli, cosa mangiare. Li guardiamo in TV, li ascoltiamo alla radio, leggiamo le loro opinioni sulle riviste e sui giornali. Ci fidiamo di loro, li teniamo autorevoli. Ma questi esperti sono stati selezionati e meticolosamente addestrati per sembrarci tali. Va bene? Chiaro? Questo è un libro che è stato stampato nel 2004. Ecco perché noi, appena abbiamo visto le prime mosse, le prime guardinghe mosse, messe in atto dal regime, abbiamo subito capito che dietro c'era un'operazione. E l'operazione era questa: creare prima di tutto un'ambientazione terroristica all'interno della quale sono caduti questi teste di cazzo di italioti. E poi, per quello, il loro fine vero era quello di sganciare l'Europa dalla Russia, quello che stanno facendo adesso, ma non so fino a che punto, dato non che gli riuscirà, non gli riuscirà. I dati statistici di una recente inchiesta ci dicono che il 70% degli italiani è contrario. Vuole fare trattative e non negoziare qualunque tipo di intesa. Esattamente, perché noi dipendiamo dalla Russia. La Russia è il più grande produttore di cereali del mondo, ma è anche il più grande consumatore di prodotti italiani, ma è anche il più grande produttore di concimi. Quindi dove cazzo volete andare? Ma non capite che il banchiere è un delinquente da impiccare 10 volte al giorno? Teste di cazzo! La parola beh, a lui. Allora, chiudiamo qui e facciamo un altro video perché sarà lunga la questione. Ah, va benissimo, come okay. Vuoi. Allora sempre facciamo so long e ci vediamo fra un attimo va bene, su quest'altro video.